Diario di bordo. Appunti sulle piccole e grandi cose di ogni giorno. A cura di Simona Panico, una produzione Radio Più Roma. Voglio iniziare questa riflessione con la parte finale di un capitolo che ho letto del libro Ho cercato, ho trovato di Carlo Carretto. E dice così: non è vero che tutto è finito, tutto cambia. E tu devi renderti disponibile al cambiamento, anche se ti si presenta duro e soprattutto incomprensibile. Chissà poi che questo cambiamento, questa novità, non ti porti qualcosa di buono? Ecco, conclude questo brano che ha iniziato raccontando di suo padre, che nei tempi dell'alluvione dovette spostarsi con i suoi amici perché erano agricoltori, i campi erano tutti distrutti, camminarono per una notte per arrivare in un altro luogo dove non c'era stata questa grandinata, per offrirsi come lavoratori. Quindi camminarono tutta la notte e la mattina dopo andarono a lavorare nei campi. Dice il papà di Carlo Carretto: pensa Carlo che dopo aver marciato tutta la notte, al mattino incominciammo a tagliare il grano nei campi, come se avessimo dormito tranquillamente nel nostro letto. Che tipi, ragazzi! Io guardavo mio padre con ammirazione, me lo sentivo vicino e grande. E dice a un certo punto, questa è la parte che mi piace molto, non si chiedeva a mio padre se esistesse un Dio capace di lasciar passare in silenzio la sofferenza degli uomini o distratto e insensibile al punto da permettere cataclismi e grandinate sulle teste dei poveri. No, non se lo chiedeva. Per lui e per mia madre il Dio che esisteva era il Dio della speranza, il Dio che ti obbligava a risollevarti di sotto le macerie del terremoto o, impoverito dal flagello della grandine, ti spingeva a ricominciare da capo senza tante storie, sforzando di trovare in te la forza per riprendere il cammino e senza aspettare tutto dagli altri come cosa dovuta, ma soprattutto liberandoti dall'amarezza che può lasciarti la visione delle ingiustizie o la sorpresa di non essere aiutato. Ecco, il Dio del papà di Carlo Carretto non era un Dio che se ne infischiava di tutti i malesseri, i malanni e i cataclismi che succedono sulla terra. Tante volte diciamo, ma insomma, se c'è Dio, ma perché ha fatto succedere questo, lo tsunami, eccetera? No, non se lo chiedevano proprio. Per loro era un Dio della speranza, è un Dio che ti obbliga a risollevarti dalle macerie, cioè è Lui che ti dà la forza di viaggiare tutta la notte e di poi coltivare quel campo, come se tu avessi già dormito nel tuo letto. Allora, piuttosto che continuare a chiederci in maniera sterile perché Dio ha fatto accadere questo, dobbiamo chiederci, ma io come posso risollevarmi? Cosa posso fare con la forza di Dio in questa situazione? Invece di dire tutto è finito, posso dire tutto cambia. Forse in quel cambiamento che sono obbligato a fare troverò qualcosa di più grande che non se fossi rimasto in quella situazione di pace e di benessere. Chi lo sa?